La cooperativa Sottosopra propone il progetto Volere Volare. Emanuela Plebani, che cosa consiste questa iniziativa? Allora, questa iniziativa è un progetto che viene promosso dalla cooperativa Sottosopra con un finanziamento della Fondazione Comunità Bergamasca e con una partnership del Comune di Fino del Monte, della cooperativa Verde Aquilone, e consiste nel proporre delle esperienze di protagonismo giovanile legate a occasioni di espressione dei linguaggi giovanili, che vanno da quelli artistici a quelli musicali. Per cui l'ottica però che siano delle proposte gestite anche in prima persona da giovani e da associazioni giovanili della zona. Quali sono queste proposte? In specifico c'è un'area eventi, soprattutto una serie di eventi musicali e di mostre e di lettura di poesie e di testi all'interno di Res Public in alcune serate. Poi c'è invece l'area che riguarda i laboratori, che saranno tre laboratori, di cui uno parte il 15 marzo, si avvia lì, di 6 incontri sulla scrittura creativa. Il secondo invece inizierà il 14 aprile e sarà sul tema della danza educativa, come esperienza di espressione delle proprie emozioni, e il terzo sarà sul cortometraggio, inizierà invece il 7 maggio. Sarà possibile iscriversi fino a qualche giorno prima dell'avvio. Questi tre laboratori hanno come filo conduttore il tema della diversità, per cui poi convergeranno in un unico prodotto, in una presentazione appunto di questo cortometraggio che comprenderà queste varie occasioni e verrà presentato in quella che viene chiamata Fiera dei Linguaggi all'inizio di luglio, in cui ci saranno concerti musicali e queste manifestazioni di cui parlavo prima. Come si deve fare per iscriversi? Allora, per iscriversi basta rivolgersi o direttamente a Res Public, presentandosi all'interno del locale dopo le 17 di sera, o altrimenti si può telefonare al numero di Res Public che è 340 504 8911.